Allora, ci siete tutti? Bene. Questa è Los Angeles, la città degli angeli, la culla del sogno americano. Una città che non dorme mai, ricca di cinema, musica, affari. Qui ci vive un avvocato italo-americano di nome George Di Spirito, un uomo di successo con una vita che molti invidierebbero. Eppure, in quella vita che vista da fuori sembra perfetta, manca qualcosa. Good morning, Mr. George. Thank you, Manila. Eccoci qua. Veloce. Tenga il suo bagaglio. Grazie. Uno. Grazie. E uno, due. Fatti. Senta, buon uomo, quant'è? 48 euro. Vabbè, carta di credito? Di carta, sì. No, 48. Dico, lei ha la carta di credito, no? Di carta sono. Vabbè, ma c'è la carta di credito. Vabbè, vado a prendere i soldi al banco, ma... Allora, Marcella Bella, qui non ci si capisce. Io voglio soldi. Ho capito, non ti fidi. È certo che non mi allora fidi. Io ti lascio questo Rolex come pegno. È bello, eh? Questo è un giochino che lo faceva il mio papà e il mio nonno, non ci cascava nemmeno. Mi dia i soldi! Non ce l'ho i soldi, allora guardi, vado a prendere i soldi là. No, allora mi faccia vedere questo braccialetto. No, questo no. E io ti gonfio. E io toto. Oh. Ora va bene. Anche perché se mi gonfi mi entra più. Corsa pagata, dall'alto mi piace. Perfetto. Arrivederci. E resto? Il resto mangia. Ma scusi, ma... cascano tutti. Oh. Miss George, a message from your wife. Buongiorno, caro. Hai fatto troppo tardi ieri sera. Sai che io massimo alle 9 devo andare a dormire. Comunque spero che la tua riunione abbia generato profitto. I vicini hanno comprato un aereo privato. E noi? Quando? Lo so che ho puntato sul cavallo vincente, amore, dai, su. Niente bacio prima di uscire. Il dottore dice che se interrompo il sonno, la pelle ne risente. E non strappare i miei bigliettini. Bacio, bacio. Achtung, Italianen! Oh, scusa. Salve, primo volo che parte, va bene qualsiasi posto, grazie. Il primo volo in partenza va in Romania. La Romania, perfetto. È un posto da paura. Da paura, Romania, c'è Dracula. Niente, non ha capito. Ci sarebbe anche un altro volo, diretto a Los Angeles. Los Angeles? Meglio, meglio. Io mi chiamo Angelo, va bene per Los Angeles. Troppo tardi. Perché? Non facciamo in tempo ad imbarcare la sua valigia. Che valigia? Io non c'ho valigia. Scusi, quella cos'è? Quella? È quella non è la mia. È sua, è The Sturtruppen. Oh, raccogli un po' il cartoffel, regalaci là. Allora, confermato per Los Angeles? Yes, of course. Cognome? Che senso? Angelo di cognome. Ah, sì, giustamente. Metta Lupino. Goffredo Lupino. Scusi, mi puoi dare il documento? I documenti, sì. No, ma le spiego, le ho detto Angelo perché è il mio nome d'arte. Io sono un musicista, faccio musica metal. Non so se ha mai sentito il nostro gruppo, i Metal Detector. C'ho musica aeroportuale. Tolga la cinta. E così. Prego. Ah, grazie. Faccia una risata. Lavora all'aeroporto, se ne capisce al volo, è battuto. Buon viaggio. E qua non lo trovi, marito. Good morning. Good morning.
Allora, capisco, ti ha visto quest'uomo? Aspetta. Sì, mi sembra che fosse vestito da metallaro. Sì, stava agli imbarchi per gli Stati Uniti. Ok, andiamo. Ma che ha fatto? Di tutto. Certo che è confermato. Mister Texas in persona sarà a pranzo da me sabato. Da quanti anni ti curo gli affari, eh? E allora stai tranquillo, no? Vedrai che sarà la più grossa joint venture tra Italia e Stati Uniti dell'ultimo decennio. Sì, lo so che è un osso duro, lo so. A proposito, ma tu che lo conosci? Dammi qualche consiglio, che ne so, che gusti ha, che cosa mangia. Ok, perfetto. Perfetto, ci penso io allora. Stai serena, grazie. Ciao, ciao. Alissa! Organizza un lunch giapponese per il meeting di sabato da me. Sushi per il texano. Mi raccomando, eh? Di altissimo livello. Ok. Ok. You know what? Il mese prossimo ho preso appuntamento al Beverly Hills Beauty Center da quello specialista che fa miracoli. Ma se ci vuole un anno per prenotare? Ed è quello che ho fatto. Ah, che? Oddio, che c'è? La vedi? Dove? Lo vedi? Qua. Si vede? Ma che cosa? Una smagliatura. Ma che stai dicendo? Sì. Un po' di pancetta. La pancetta. Oddio, la pancetta. Oddio, la pancetta. Pensa che Giorgio vorrebbe anche avere dei figli. Immagina tu le smagliature. And this just in, sad news from the world of finance. The well-known businessman and diplomat, Mr. Giuseppe Maria Di Spirito, has suffered a fatal heart attack whilst on a business trip. Mr. Di Spirito was the son of Italian immigrants to the country who came here seeking a better life. He set up his first business when he was just 15, which he later made into a multi-million dollar concern. He was a well-respected leader and will be sadly missed by the business community. We will bring you updates on this story as we have them. In other news, we go over now to... E adesso che mi invento? E che mi invento? Pronto? Amore? Come amore chi? Sono io, Angelo. Ho capito, siamo divorziati da 6 mesi, non posso chiamarti amore. Vabbè, dai, scusa se ti chiamo amore. Lo so che devo darti quella somma di denaro, infatti ti ho chiamato... Sì, sono a Los Angeles, per lavoro. No, ti ho chiamato perché volevo sapere. Ecco, se tu potessi inviarmi una piccola sommetta. Pronto? E attacca, quanto mi fa incazzare quando attacca il telefono, non fa, ciao! Quanto mi manchi. Bye bye.
la bussola per i tuoi investimenti. Magari. Ma io chi posso investire? Mia suocera. Oh! Comunque, meglio investire che essere investiti. Procuriamoci una stanza, va? Metti giù le mani, metti giù le mani! Aspetta, fammi spiegare! Metti giù le mani! Portaci! Niente plus! America! È questo il modo di trattare un italiano, eh? Voi dovete tutto a noi italiani! Che se a Colombo quel giorno noi si impallava al navigatore, voi stavate ancora a cacciare i cinghiali che cervottani! Chiaro? Alza le mani, alza! Aug! Mondo vado io. Gli americani sono nati l'altro ieri. Pure freschetto fa. Dai, va detto male pure a voi, eh? Salve. Giornataccia, eh? Hello? Usufruisci for the fire. L'hai fatto bisboccia, eh? Grigliatina. Vabbè, a questo punto se c'è una camera libera io non so con chi posso parlare. Lei è il conserge? Sì. Per cortesia c'è room sleep to... free sleep to the room. Ma sai che c'è? Chi tace a consent io... mi accomodo, eh? Basta che il bagno non è in comune. Metto qui. Il cuscino in tubo d'oca, eh? Ah, chi l'avrebbe mai detto? La prima notte a Los Angeles in un albergo a 15 miliardi di stelle. Ripasso un po'. La lingua è importante, la lingua, eh? La voglia. Ecco fatto. Lesson one. Occhiali, glasses, finestra, window, gatti, cats, come cats? Ma scusa, allora quando la notte li senti miagolare per ore e ore lo puoi dire, che rottura da cats, eh? Non ve mangiate tutte le pecore, se non più sonno, eh? Those are mine. Mamma mia, oh. Non c'era neanche caldo. Forse è stato il sole 24 ore. Is he your dad? Chi è? Is this your dad? Che dite? Io sono vivo, mica sono morto. C'ho sonno, fammi dormire, dai. The picture. Ah, quello nella picture sarà morto, io no. Is he your dad? Tuo papa? Morto il papa. Ma che sta di? Stava tanto bene. Ma questo è mica il papa. Your father. Father. Non ti capisco, io sto lesson one. I am, you are... Sì, sì, yes, perché sono tre qua.
my God, your padre. Ah, dead nel senso di padre, yeah. Non nel senso di amore. Yeah. Ma questo non è mio padre. Dead. Da un po'. Mister di spirito, 50 milioni di dollari. Is he your dad? Yes or no? Eh? Is he your dad? Yes or no? È mio padre! Questo è mio padre! Sei un genio, sei un genio che non sei altro! È mio padre, è mio padre! My father, my daddy! L'ho ritrovato, tu sei un genio! Che Jesus ti benedica, fatti abbracciare! Fatto abbracciare, ho ritrovato mio padre. Why are you so happy if your father's dead? Oh, t'ho detto genio, t'ho detto grazie, ma non romper cazzo. Va bene? Oh. Hey, Einstein! Te devi questa, io la tengo qui. Thank you, friend! Hai bisogno del vestito. Se tu mi dai il vestito, io ti do questi occhiali. Occhiali made in Italy. Come si dice occhiale? Glasses. Bravo, sono occhiali di classe. I vuoi? I want money. Se c'ho i money, stavo qua. Se tu mi dai un vestito, io do questi glasses di glasses e questo orologio d'oro. Questo è d'oro zecchino, eh? I want money. Ammazza, manco un orologio d'oro zecchino d'oro. Non ce la faccio più. I want Svener. Io ti do questi occhiali, questo orologio e questo bracelet. Ci stai? I want money. Ti ci metto sopra pure la camicia di alta moda. Questo è quasi uguale. Diseguale. Diseguale se la compri originale, se la compri al mercato è quasi uguale. What? Niente, una cosa mia. Ci stai o no? I want money. Money, sempre money. I don't show soldi, I don't show. Che cosa ti posso dare? Che guardi? Ecco. I want your shoes. Ammazza che occhio. L'unica cosa di marca buona che c'ho. E poi che faccio io? Vado scalzo? Don't worry. Don't worry, sarà un prete del quarto. Ma io sono andata a mio fratello, mica sulla luna. È stato proprio un bel funerale. Tuo padre sarebbe stato contento. George. Amore. Vabbè, è morto il babbo e siamo tutti tanto tristi. Ma almeno cerchiamo di vedere il lato positivo, no? Siamo ricchi. Ah dai, un bel sorrisetto per tutti quei milioncini, me lo potresti fare, per favore, dai, per favore, dai. Sai cosa facciamo? Ci compriamo una bella villa di prestigio, magari alle Hawaii, che dici? E poi col diamante. Non dico per me il diamante, il diamante è sempre un ottimo investimento, no? E poi uno yacht. Come si fa a stare adesso senza uno yacht, dico? Papà diceva sempre che il denaro non ha mai reso ricco nessuno. Va bene, io vado in camera mia, bacio. Ma come bacio? Non resti un po' con me? Per fare cosa? È l'ora della maschera pomeridiana. Faccio maledette scarpe, ma io vendo dell'uomo di latta. Who is it? Salve, I am Angel. What? Cerco mio brother. Sono il fratello del mio brother. Chi? Dai, capisci? Segui le labbra. Sono il fratello di George. George, my brother. Understands? Ah, brother. Yeah. Fratello. Mi scusi, signore. Please, come in. Cammini, se mi apri, cammini. Se non entri. Ah, grazie, perfetto. Mazza, c'è la tata Baresi. È permesso? Listen to me. Allora, this is a story of love, but many, many years ago, my go, parecchio. Ma se parlo italiano, mi capisci? Of course, ho studiato a Roma. E dimmo prima, mi stai a far sudà. Dunque, la mamma, non tua madre, mia madre, mi ha detto di te soltanto dopo la morte di papà. E allora io sono venuto qua,
per conoscere il fratello che non l'ho mai conosciuto. Fatti abbracciare. Don't touch me! Scusa. I don't have any brother. Go away. Che ha detto? Io non lo capisco. Se ne vada via subito, lo capisce questo, eh? Ma io non ho fratelli, è chiaro? Non mi credi, non mi credi. Ma scusa, guarda. Guarda, come fai a dire di non essere mio fratello? Siamo uguali. Spiccicate. Fatti abbracciare. Stia fermo lì. Niente. Certo, Mr. George, che suo fratello assomiglia molto più a suo padre di lei. Brava, vedi, lo dicono pure loro. Fatta affari tua, chi sei? Shut up! Manila, take him out! Forza, fuori! Allora, metti giù ste mani, come ti permetti? Ma qual è il tuo problema? Pensi che io sia qui per l'eredità? Io non li voglio i tuoi soldi! Io voglio soltanto abbracciare mio fratello! Fatti abbracciare! Stop it! Who's this guy? Ecco, ci mancava l'avatar. His brother. What? Non lo so, è entrato dicendo di essere mio fratello. Probabilmente è un pazzo. Dicendo, io sono tuo fratello. Io, no io, I am the brotherless of the George. Angel. Ma mi capisce se parli italiano? Ho studiato a Roma. Dai, ma qua sono finite le scuole. Signora, piacere, io sono Angelo, il fratellastro di George. Quindi lei è mia cognata. Fatti abbracciare. Don't touch me. Ma che vuole questo? Ma fai qualcosa, no? Ma chiama la sicurezza! Ma infatti, sta alla... Oh, che sicurezza! Signora Buffa! Lasci stare! Allora, lascia stare! Signora Buffa, per cor... Non provare mai più a fermarmi mentre sto facendo qualcosa, chiaro? Sì, chiaro! Ma che è? Una cassa acustica. A provolone! Fuori! Sì, vado, stavo andando. Giusto il tempo di prendere i due gioielli. I miei, mi permettere mai di rubare a casa di mio fratello. Signora Sharap, come on, levati. Ciao, papà. Okay. Metti giuste mani piene di giuste. Non c'ho mica bisogno del carattrezzi. Ciao, brother. Ciao, te ci mette pure te, eh? Oggi già è una giornataccia. Che succede? Ah, sei stato dal dentista! No, che cosa sta succedendo qui? Sto dicendo a tutti chi è mio fratello! Tuo fratello è quello che ti prega di entrare, vieni, come in! Posso entrare? Sorry, come on! E vai! Tieni, fa qualcosa in vita tua! Aspetta! Yes, weekend! Entra, invece! Va bene, dai! Non sarà il Grand Hotel, ma meglio che i cartoni. Miss George ha detto una notte soltanto. A Maniglia. Maniglia, c'è il fisico a portoncino. E poi, anche per una notte, non mi posso fare il letto. Qui ci dormiva il giardiniere. E mo' ci dormo io, va bene? Oh. Miguel? A Mani, ma che ci c'avevi col giardiniere? Era un uomo bellissimo. Era? Ha schiacciato? No, se n'è andato. Te credo. E vai anche tu, perché noi qui non ti paghiamo per fare l'amore col giardiniere, soprattutto durante l'orario di lavoro. E io non sono il giardiniere. Manila, vai a dormire, chiaro? Dai, Mani. Sì. Vi andate a dormire, Mani. Ma ti ha dato di volta il cervello? Non ho potuto fare altro, c'erano tutti i vicini. Altri 5 minuti, arrivavano pure i giornalisti. Ma è un pazzo! Ma non lo vedi? Anche tu non sei normale, eh? Ma è solo per questa notte, no? Ma come ti viene in mente di ospitare uno sconosciuto? E va bene, dai, ci penso io domattina, lascia fare a me. Notte. Bacio. Bacio.
Una iena ci mancava. Pronto? Ma mi chiami a quest'ora? Ah, è mattino là. Quando torno, li vuoi i soldi? Lasciami lavorare, eh? No, ho per le mani un affare importante. Un'eredità. Non è morto nessuno, chi è morto? A parte il giardiniere che è rimasto schiacciato. No, no, tranquillo, ti spiego. Ho letto su un giornale. Quanto mi fanno nervosi quando attacco! Ma che contratto c'ha? Ricarichi gli attacchi. Ecco, chiamo la vibrazione e buonanotte al secchio. Oh, ma è troppo forte sta vibrazione però. Ta-ta! Oddio! Posso fare qualcosa per te? Manila, ma che te sei messa in testa? E soprattutto che cazzo te sei messa addosso? Vai a dormire, Manila, per cortesia, su. Sei sicuro? Sono sicuro, Manila. Salpa e arenati in camera tua, dai, vai. Su, Manila. Buonanotte. Vai. Con la superficie che occupi, giusto il nome della capitale ci poteva avere. Manila. Mi ha chiamata? Dormi! E posa Giaguaro. Allora? Quanti soldi vuoi per andartene al diavolo qui? Hm? Eh? Te ne devi andare via adesso. Ma allora non hai capito. Io non voglio i tuoi soldi, va bene? Io voglio solo stare col mio fratellone. Fatti abbracciare. Non mi toccare. Non mi toccare. Don't call me brother. Io non ho fratelli, chiaro? Come fai a esserne così sicuro? Ah, scusa se mangio, ma la morte di papà mi ha creato un vuoto d'aria allo stomaco. Senti, ascoltami bene, io adesso devo andare, ok? Oggi qui c'è un meeting importantissimo. Arriva un texano per la chiusura di un affare gigantesco, ok? Roba di alta finanza. Sto chiudendo l'acquisizione. Ma che te lo dico a fare a te certe cose? Ma fatti il tagliesto. Quindi non voglio niente, ascoltami. Tu stai nascosto in silenzio, chiaro? Poi quando va via il texano, dopo pranzo decidiamo che cosa fare. Mi sono spiegato? Oh. Ehi! Non ti devo vedere. Ma perché ci vuole? Mi metto dietro Manila. Sto parlando seriamente, devi stare nascosto in silenzio. Ok? Promesso? 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 Sì. Però non è bello che ti vergogni del tuo fratellone. E allora te ne vai subito? Allora sto nascosto. Meglio. Buon pezzo. No! Salve! Ah, Manila, ma che c'hanno? Un vaso di Minions? Ma questo era il cibo per il meeting. Ah, è questo, sì, ho capito, ho capito. Ho capito, come si fermano questi? Oh, allora, te ci metti pure te. Ma scusate, ma il texano gli date sta roba ancora viva? Dai, su, questo che cos'è? Lo schifido, che è questo? Questo è un tipo difficile. Howdy. Patricia, I presume. My pleasure. Mine. May I present my new assistant, Miss Brandy. Pleased to meet you. Nice to meet you. Giorgio, your father was a great man. I'm sorry. Please, this way. Thank you. Thank you. È molto difficile. Ti preoccupare. Damn, I like that Prosecco. Do you want some more? No, thank you. I don't much of it. I'm dying of hunger. Sto morendo di fame. Ma lei parla italiano? Sto imparando. Sempre è buono conoscere chi sei, i propri amici oppure avversari. Ho fatto preparare qualcosa di speciale per lei. Ah sì? Eccomi qua! Oggi una specialità della casa, bucatini alla matriciana. Ecco qua. Provate a ripetere bucatini alla matriciana. Okay. Niente, dov'è? Mister? Oh, ecco, questi dagli a tua moglie, tieni. Ripete, mister, bucatini alla matriciana. Bucatini alla matriciana? Sì, vabbè, così è un'altra pasta. Ma sbaglio, aveva detto cibo giapponese. Oh, mister. Listen. Mister, giapponese, no good, no fresh. Perché ti fanno così? Perché sanno che dopo devi armare the pants. Ha capito, vero? Va bene, I'm too hungry to argue. Può essere.
My pretty good. Delicious. Good. Bravo, bravo, grazie. Ma io non è che in cucina sto a lacciare scarpe ai mille piedi. Adesso vai, caro, vai. Vado. Vai, vai. Cappello sul tavolo, sto burino. Oh, perfetto. E il primo è andato. Ma che fate? Vi mangiate i bucatini di Shanghai? Guarda, guarda, guarda come si accaniscono. Come so, sono buoni? Sono buoni, lo so. Sono al dente, voi, sono buoni. Ma che ne sapete voi di cibo? Voi mangiate riso scotto avvolto nella carta carbone? E il sushi sarebbe stato, ma non ha capito. Senti, ma per il vino abbiamo pensato a qualcosa? Che? La grappa? No grappa, sa che? Eh? Sa che? Non so che, te lo sto chiedendo a te che è. Sa che? Annusa. Ma questo è l'acido delle batterie, ma che gli do questa al Texano? Ci vuole un vino dannata, ci vuole, no? Ecco, perfetto. Manila! Cavatappi! Dai, veloci, molla il piatto! Eccoci qua, signore e signori. Ho portato The Wine Italian, il vino italiano. Secco e fruttato, soprattutto a quello che ha venduto. Gli ha fruttato $200, sta boccia. Zitto. Ma sei un pullo. Prego, mister, giusto angoscia, allettala un poco. Ecco qua. Ti è, passala ai signori. Mister, mi fa specie di lei. Il vino, per gustarlo meglio, va fatto decanticchiare. 2-3 giri. Prego. Oh, that's really good wine. Ecco. Ottimo. Lo so. Ma dove hai trovato un uomo incredibile come questo? È un parente dall'Italia. Diciamo, io sarei il fratellastro di Giorgio. The brother fratel Italian style. Piacere. Angelo. È vero, vi si è meravigliato molto, eh? Beh, addio. Oidio, dice pure Texas Ranger. Siamo due gocce d'acqua. Anzi, per la precisione, fra Duchampi siamo due bocce d'acqua. Sit down, have a drink with us, son. Che ha detto? Bevi con noi. I non posso. Non bevo in servizio. Ah, immagino che sei venuto per il funerale, Quanto rimani? Beh, mia cognata non vuole che rimanga tanto. No, ma che dici? Scioccone. Stai scherza. Tu volevi rimanere solo 2 giorni, no? E io sapevo che a George avrebbe fatto tanto piacere e ti ho chiesto di rimanere almeno 2 settimane. 2 settimane? Ascoltami, è importante che 2 fratelli possano essere insieme in momenti come questo. Sì. Io ero solo quando è morto mio padre. Difficile. Alla famiglia! Alla famiglia! Ah. Alla vostra, perché io non bevo. Bene, visto che l'hai detto pure al Texas, io rimarrei altre 2 settimane, quindi adesso vado a preparare il pesce al sale su una brandina di insalata. Si dice letto. Ma c'ho solo 2 foglie, una brandina, no? Sorry, con permesso. Scusami, brother, ti posso dire 2 parole? Pensa alla famiglia, pensa alla famiglia. Vieni. Meno male che mi avevi promesso di rimanere nascosto. Ma non sei contento? Shh, parla piano. Non sei contento? La pasta era buona. Adesso Texas è ben disposto. Sì, effettivamente la pasta non era male. Grazie per questo. Fatta abbracciare. E basta! Ascoltami bene. Sì. È fondamentale che aiuti questo accordo. Va bene, ci ho investito tanto e se salta ci rimetto una montagna di soldi, chiaro? Se vuoi che il contratto vada a buon fine, non prendere in giro Texas. Lascia fare a me, questo è il mio mestiere, eh? E non sottovalutare la pupa del boss. Ma l'assistente? Quella non assiste, partecipa. Senti, vattene, dai, vattene. Fidati! Ho detto vattene, sparisci, vattene! Oh, E fa un sorriso, sei più triste da un piatto di semolino. Dai. Vattene! Sì, vado, vado. George! Vattene, stai a chiamare Führer. George! Whisky, ma che hai bevuto? Se esci non guida, se no i vigili si accaniscono. E queste sono le previsioni per i prossimi 5 anni. Darling, what provisions do we have for these calculations? These projections are quite optimistic. Quindi la nostra proposta è del 10% dell'investimento. Non prendiamo in considerazione meno del 25%. You know what that is? That, my friend, is a silver dollar. You're asking for 20 million
are my hard-earned dollars. So I gotta make sure in this kind of risky business, I come out smelling like a Texas rose. You know what I'm saying? Ovviamente io sto facendo solo gli interessi del mio cliente. Comunque le posso garantire che è un ottimo affare, soprattutto sulla lunga distanza. All right. Tell me more. Alle partecipazioni possiamo offrirvi anche il 15% in anticipo e il 3% dei profitti netti. Giorgio, noi siamo d'accordo. Giorgio, state un piacere fare business con te. Your father would be proud. Thank you. Tricia, and Angelo, pranzo excelente, dammi cinque. Andiamo. Adio. Bye. Come on, baby girl. Mr. Texas! Angelo, un pensierin for you. What's this? thank you, molto gentile. Adios. Bye. Ma che gli hai dato? La ricetta segreta dei Bucatini. Ma sei scemo? Ma tanto è un miliardario, gli mancherà sempre l'ingrediente principale. Cioè? Ha fame. Comunque grazie per prima, eh. Mm. Se non ci si aiuta tra di noi. A proposito, ma prima che cosa mi stavi mimando? Occhio a Miss Brandy, che gli fumano, ti fa saltare il contratto. Ah. Ma perché, che hai capito? Mi è entrato un moscerino in un occhio e mi si è gonfiato, ho preso un bicchiere d'acqua per prendere la pasticca. Ma te sei mai vista una pasticca così grossa? E quando ho fatto così, che hai capito? Che non hai trovato la pasticca e ti sei messo la supposta. Angelo? Sì? Grazie della collaborazione. Quella alla porta può andare. Ma a pranzo mi avete detto che potevo restare 2 settimane. In effetti. Sappi che non credo a una parola di quello che dici e a tutte le cazzate di fratellanza, quindi... Manila! Accompagnalo al cancello. Tesoro, ma in realtà ci hai aiutato a chiudere un contratto importante oggi, no? Ah, e poi siamo rimasti senza giardiniere. Ah, giusto, è vero. Siamo a corto di personale, quindi per me va bene. Sei assunto. In effetti oggi hai contribuito a fare aumentare il fatturato di famiglia. Bene, vuoi rimanere? Te lo devi meritare.
Manila, fagli vedere quante belle cose ci sono da fare in questa casa. Vieni. Ma adesso? Subito? Orario continuato. Libera uscita il giovedì pomeriggio, prendere o lasciare. Prendo. Come on, ti faccio vedere gli attrezzi. Un attimo. Ma visto che devo iniziare a lavorare, non si potrebbe avere un piccolo anticipo giusto per andare a comprare qualcosa, eh? Posso dargli gli abiti che ha lasciato il giardiniere, alla stessa taglia? Ecco, brava. Ah, Mani, ma te una cucciolata dei micetti tua, no? Micetti? Cazzo, Mani, cazzo. C'è una cassaforte. Un miliardario senza una cassaforte è come Rocco senza i suoi fratelli. Sorry, papà. Va bene, dai, non sei mio padre. Però io ti ho scelto come tale. È un figlio, anche se non l'hai voluto, va aiutato. No? Papà, se sei d'accordo, fammi un cenno. Angelo! Vabbè, ci pensi un po', ciao. Capito? A un certo punto il sogno diventa un incubo. C'era la piscina coperta di spaghetti in bianco. E tu eri sul trampolino tutto nudo che urlavi. E cosa urlavo? Arrivano i pelati! Non fa ridere. A me ho fatto ridere. Ma secondo te, papà, cosa direbbe? Del sogno? Ma no, del sogno. Dai, di noi due, di me, di te. A me, non lo so, mi piacerebbe sapere di più di lui. Lascia stare mio padre. Nostro padre. Nostro padre, mio padre. Mamma mia, però come sei triste, vuoi fatta una risata? Meno male che di cognome fai di spirito, eh? Ma non sarà sta musica, ma che te stai a sentire? Che cos'è? Chill. Ma scusa, chill non vuol dire freddo. E allora? E beh, fai ginnastica e ascolti musica che mette freddo. Sei pure tutto sudato. Ci penso io, eh?
Allora, questa no, questa no. Ecco, questo qua. Chill, via. Eccola qua. Ah. Allora, questo così. Senti che robetta, eh? Ah, questa è musica, eh? Senti che poesia. Se un giorno dovessi avere un figlio, mi piacerebbe che diventasse, non so, direttore d'orchestra. Ecco. Angelo! Angelo! Sì? Abbassa il volume! Dai, rilassati! Ma perché non provi? Prova anche tu! Dai, dirigi l'orchestra! Abbassa questo volume! Prova, prova! Dai, seguimi! Ma che prova, seguimi. Per favore! Dai. Pronto, pronto? Silenzio orchestrali! Ma che orchestrali? Dai, attenzione per... che il violinista prende iniziativa! Ma non c'è... dai, la smetti con questa sceneggiata! Alissa, portami la documentazione per domani. Va bene. Alissa? Abbiamo ancora il numero di telefono dell'investigatore a Roma? Glielo chiamo subito. Perfetto. Marotti Investigazioni, dica. Sì, salve Marotti, sono Mr. Di Spirito from Los Angeles. Oh, Mr. Di Spirito. Senta, volevo dirle... No, prendo nota. Sì. No, Napino. Sì, subito, certo. Ah, Angelo, sì, sto scrivendo. Sì, Mi raccomando, un lavoro top secret. Sì, d'accordo. Angelo. Esigo la massima privacy. Sì, scusami se ti spiego. Sì. Ecco, sì. Sì. Non scrivo. E mi tenga aggiornato sugli sviluppi. Sì, mi stai dispiego. Senz'altro. Arrivederla. Non ho visto Nabi. Calienta il sol sulla playa, quando calienta il sol è vero amore. Angelo? Quando calienta il sol. Angelo? Un attimo signora, sto lavorando. Senti, ti dispiacerebbe mettermi un po' di crema, per favore? A suo servizio, signora. Aspetta un attimo. Ma che bravo che sei. Sì, lo so. C'è chi ha il tocco vellutato, io ce l'ho felpato, pensi. Signora. Ho capito, però così induce tentazione. Allora. Ecco qua, e dai. Signora. Ma un pochino di qua? Angelo? Sì? Non dovevi andare a comprare il cibo per i cani? Signora. Sì. Grazie, può andare. Cos'è, ti piace il barbaro? Ma stai scherzando? Che gli facevi con quel piedino? Ma che ne so, boh, mi è partito l'ormone. Ma secondo te il barbaro ci sta? Ma secondo me quello vuole solo i soldi dell'eredità di George. Della mia eredità?
Dove vai? Incarico di grande responsabilità. Cioè? Vado a comprare la pappa al cane. E tu, fratello, come mai a casa a quest'ora? Ma così, per cambiare un po', ero venuto a prendere Patrice per andare a comprare qualcosa da mettermi. Sarebbe ora, così rinnovi sto look da becchino. Però Patrice è impegnata con la sua amica. Non so, se vuoi ti accompagno io. Ma no, guarda. Perfetto! Dai, fate più là. Ma no, ma come? Fate più là, dai! Ma come fate più là? Vai, parti, go, go to shopping! Grazie per il vestito, ma eravamo venuti qui per te. E vabbè, te lo sei meritato. Poi qui ci sono i personal shoppers, pagati per consigliarti, capito? Ma io non l'ho fatto per denaro, eh. Ma qui in America non si fa mai nulla solo per il gusto di farlo. Guarda, sembriamo i Blue Brothers. Facciamoci una foto. Facciamo un selfie. No, il selfie è passato di moda. Vieni, facciamoci una panoramica. Non ridere, eh. Non ridere. Non ridere, non ridere. Ma perché non devo ridere? E se no viene fuori un'orto panoramica. Ma come fai ad essere sempre così allegro? Perché ho sempre vissuto cercando di fare quello che mi piace. Beato te. Lo consiglio, eh. Beato te. Che c'è? Da mangiare per il cane. Cioè? Sai come si arrabbia, Crudelia? Comunque mi hai fatto venire un'idea. Cioè? Adesso so come farlo cacciare di casa da Giorgia. Sì, e come? Magari con me ci sta. Per me no. Scommettiamo? Ok, se ti va. E poi stai in palio? Se vinco io mi cedi il turno a Beauty Center. E se vinci tu ti do la Kelly di Hermès che ho ordinato 6 mesi fa. Una borsa da $50,000 contro una seduta al Beauty Center? Esatto. Sei sicura? Ok, ci sto. Ma io voglio le prove. E prove avrai. Fare quello che mi piace. Fare quello che mi piace. Ah, giusto, oggi è il giorno del cetriolo. Ma che fai, sei impazzito? Ma come che faccio? Cerco di fare quello che mi va, no? E adesso mi andava un pochino. Ma ti andava cosa? Mi svegli nel cuore della notte solo perché ti va? Quando sai benissimo la fatica che faccio per addormentarmi. Tu sai che interrompere il sonno danneggia la pelle? E non interromperlo danneggia i matrimoni. George. George. Ecco,
questa qua, poi ne mettiamo un'altra qua e un'altra qua, che fa massa. Ecco, mettiamone un'altra pure, perché poi terzo piano, verandato, quindi altre due qui. Ecco, ma mettiamocele tutte, pare brutto lasciarle. La sottilettina che fa da biadesivo, eccola qua. Perfetto. E adesso il tocco finale. Questa qui. Mancia. Sempre nei momenti meno opportuni. Pronto, ex amore? E come te lo chiamate? Chiamo amore, te incazzi? A proposito, come le chiami? Sta scherzando? No, no, non dormivo, la voce è bassa perché qua nevica sempre. Los Angeles è stato passi al Polo Sud, quindi. Senti. Scusa un attimo. Whisky, c'è il tabasco, è piccante! Mannaggia. Senti, ti devo lasciare. Come mi fai scrivere da avvocato? Ma scusa, siamo divorziati, non abbiamo figli, mi hai lasciato tu? Ho capito, ma per 5.000 euro mi fai scrivere da avvocato? Ma se te ne ho ridati già 80? Ma ti ho detto che te li do, se ti ho detto che te li do, te li do, lasciami lavorare, no? E non rompe sempre. Porca miseria. Ma che ho attaccato io? Grande. Lo vedi, il tabasco? Ho chiamato l'investigatore. E? Dice che al momento non ha ancora nessuna novità. Ok, grazie. C'è altro? Posso fare qualcosa? Che cosa vorresti fare? Non capisco. È quello che ti ho appena detto. Per esempio, adesso cosa avresti voglia di fare? Va tutto bene? Ma sì, non ti preoccupare. Sto solo cercando di fare per un po' solo quello che mi va. Vuoi provare anche tu? Angelo? Ma che vuole questa? Sì? Ah, sta uscendo! Vuoi bere? No, non bevo in servizio. E poi sono vegano. Pensa ai soldi, prego, metti i soldi. Angelo? Sì? Sai ballare? Me la cavicchio! Ma giusto qualche passo, Perché? Così. Mi piacerebbe imparare. È una bella idea. Perché non prende qualche lezione con Giorgio? A Giorgio non piace ballare. Pensavo che tu potessi insegnarmi. Ma io so solo l'alligalli. E sinceramente neanche bene. Molte volte infatti mi perdo il gruppo. Ma quale alligalli? Un bel tango. Ma questo è il Titanic. Il tango si fa a specchio. Vuoi farlo davanti allo specchio? No, meglio così, girato, ecco. Guidi tu o guido io? Guida tu, io non c'ho la patente. E allora tango? Sì. Scusami, oh mio Dio, scusa! No! Su! Tutto su! Il tango si fa tutto su! E il casquè? Solo se scivoli. Ma sei bravissimo a ballare! Adesso ti insegno io qualcosa. No! Dammi un bacio. No! Sì? No, potrebbe esserci Giorgio. E Giorgio sta in ufficio. E allora Manila? Manila sta facendo le mesce al cane. Ah!
E mesce al cane? Eh sì, vanno di moda oggi. Dammi un bacio. No. E dai, dammi un bacio. No. Eh sì. No. Eh sì. E no. Guarda che tu non ti puoi rifiutare perché tu sei cosa mia, hai capito? E vaffanculo. No, sei uno stupido. Sei uno stupido. Ma non finisce qui. Eh certo, e prima mi odi, poi mi baci. Ma perché mi ha preso? Per un pupazzo? Per nulla al mondo tradirei mio fratello, chiaro? Bravo, passagli alla seconda mano. Ti dico che ha tentato di violentarmi. Oh, sei un uomo o no? Permetti a chiunque di trattare tua moglie come se fosse una poco di buono. Senti, due sono le cose. O lo cacci via subito, o chiamo la polizia e lo faccio sbattere in galera quel maiale, dove è giusto che finisca. Sì, ma perché lo ha fatto? Perché? Ma che ti frega perché? Perché? Ti sembra così strano che tua moglie possa essere attraente per qualcuno? Ma no, tesoro mio, tu sei molto attraente. E nessuno si dovrebbe permettere di toccarmi, no? Certo. Amore, tu ti fidi più di tua moglie o di uno sconosciuto? Di mia moglie. Beh, caccialo via. Addio. Ma fammi spiegare, tua moglie ti ha detto una bugia. Se c'è qualcuno che racconta bugie qua, quello sei tu, è chiaro? E adesso vattene. Ma scusa, ma non ruberei mai la moglie a mio fratello. Vieni qua, fatti abbracciare. Guarda che quella donna ti porterà alla rovina. Perché la donna è come la neve. È bello vederla arrivare. Ma quando ghiaccia sono dolori. Scivoli, solo se scivoli. Dammi un bacio. No. Dai, dammi un bacio. No. Dai, dammi un bacio. No. Angelo. He tries to take a chance. His deeply lined face. After the struggle only lies in fear. He chooses to go home. He thinks about us with fears. And says a prayer to God, give me out of fear. So I pray my way. My hope got lost yesterday. Another dream I wish. My sky. So I ask for revenge. You give me another day. Another dream. Angelo! Angelo! Angelo, vieni qui! Con te non ci parlo! Vieni qui, non fare il bambino, lo so che mi hai detto la verità, vieni qui! Prima mi cacci via, Davvero? Sì, ho visto tutto. Ma che hai visto tutto? Che neanche c'eri? Ti dico che ho visto tutto perché Patrizia ha registrato tutto col suo telefonino. Ma perché l'ha fatto? Non lo so, adesso ti faccio vedere, guarda. Angelo. Ho perso il telefonino. Ma no, guarda bene. Ma dai. No, ti dico che l'ho perso, forse mi sarà caduto in giardino. O forse l'avrò lasciato in mano. Mannaggia, è la macchina di mia moglie. Perché non ti sento, telefono di merda? Eh? Whisky? Ciccio, dammi il telefono. Vieni, vieni, dammi. No, buono. Dammi il telefono, che schifo! È tutto sbavato, oddio. No, è andato in corto. Vabbè.
problema risolto. Non è possibile, dai. La macchina aperta, le chiavi attaccate. Potevi fargli anche il pieno di benzina, eh? Una parola sola, sei un coglione. Sono tre. Eh? Sono tre. Sono tre. E allora sei un coglione tutto attaccato, eh? Sai adesso tua moglie come si arrabbia? Ha poco da arrabbiarsi la signora. Allora? Che ci fa questo ancora qui, eh? Rispondimi! Io in questa casa non ci voglio più stare con lui. O io o lui, mi rispondi? Mostra un po' le palle, per favore. O io questo sorcio! Meglio un sorcio che una zoccola. Ma sei un grande. Manila, preparati le valigie. Ma io non voglio andarmene da qui. Manila, resta qua. Vaffanculo. Patti? Claire, tu non hai idea. Non hai idea quel bastardo! Senti, vorrei chiederti una cortesia. Potresti ospitarmi per stasera? No, Patti, davvero, mi dispiace davvero tanto, però... Sto ridipingendo casa. Non c'è posto, mi dispiace. Tienimi informata, eh? Ciao. Ciao. Giuseppe, mi hanno appena regalato una borsa da $50,000. Three, two, one. Pure questa no! Non è possibile! Dove sta la mia macchina? Non ci sta più! Sto volo si è fatta rubare! Fai bene a lasciarlo! Un uomo che si fa rubare la macchina non è un vero uomo! Voi due siete gli uomini più stupidi! Più sfigati che io abbia mai conosciuto in vita mia! E ne ha conosciuti, Puoi sempre chiamare un taxi, tesoro. Quello stupido del tuo cane mi ha rotto il telefono. Grande, batti il 5! Tanto la strada la conosci, no? E adesso? E adesso toga party! Toga party? Ma chi ce l'ha una toga? Ma chi vuoi che venga in toga? Su, dai! Alissa! Alissa! Una festa fantastica! Hai avuto una grande idea! Siamo stati grandi! Abbiamo organizzato tutto in 3 ore! Beh, noi siamo una coppia fantastica! A noi, Gino! C'è un altro vestito da imperatore come te! Dove? Là! Ah, ma io sono Cesare, lui è Nerone. Un'oliva. Mi piace vederti sorridere. Sì, sono contenta. Soprattutto per George. Cioè, mister di spirito, no? Io non l'ho mai visto così... Così come? È così sorridente, è solare. Ma non è che sei innamorata di mio fratello? Ma secondo te... È innamorata. È un classico. Posso aiutare? Non è che puoi aiutare, devi aiutare. L'hai voluta la festa. Dico io, prendevamo un catering e facevano tutto quanto loro, no? E invece ecco, guarda, mi tocca lavorare a me. Due pazzi, tu e Alissa, voi e l'idea della festa familiare. A proposito, carina la tua segretaria, eh? Non ho capito. No, dico carina, sì, la tua segretaria. Sì, molto, molto carina, carina. Ma non è che ci stai facendo un pensierino? Ma chi io? Ma che dici? Oh, io una mano ve l'ho data, andate, dai. Dettaglio, dettaglio. Brava. Bravo, sì, bravo, mi raccomando, non farmi fare brutte figure, professional. Professional. Yeah, professional, no problem. Oh, e Vanini?
I don't know. È questo che è? I don't know. Che cos'è questo? Deformazione professionale? Not sorry. Mamme, dai, devi portanti, devi mangiare, dai. Avani, magari hai chiamato pure tuo fratello. Ciao! Ciao! Ti stai divertendo? Molto! Piacere, Angelo! Angelo! Io sono the brother di George, the proprietor di The Wills, che... Tu come ti chiami? Carlo! 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 Beh, perché già nell'antica Roma, giustamente! Angelo! Mi stanno chiamando, un attimo, scusa, eh! Scherzavo, Carlo è il cognome! Dicevo, ma un femminone come piacere, te. Piacere, Gianni. Era meglio Carlo. Gianni, divertiti, Fai come se fossi a casa degli altri, perché ne ha due. Pensavo, dai. Sono Sara, l'amica di Elisa. Ma Sara, però non si gioca i sentimenti. Decidi, perché... Dicevo, una ragazza così bella... Ma che gli faccio io alle donne? Ma ancora fresca, ma non è possibile. Ciao. Ciao Alissa. Sto cercando lo champagne, ma qui c'è soltanto il rosso. Dov'è il bianco? E di la verità, che mi hai portato qui solo per farmi bere, eh? Non ho capito. Che volevi restare solo con me. Ma che tu sei finita da te il bianco? Brindisi. Sì, un brindisi, ma veloce. Asciante. Anche a te. Angelo. Ma che fai? Ma sta a fare tutto te, Ali. Perché mi hai preso, Ali, magari mi schiato con rosso. Io neanche ti conosco. A me mo dici. Ferma, è scatta l'allarme, ferma. È un'usanza romana. A un certo punto della festa la toga va tolta. Ma io non l'ho mai sentita. È tradizione. Allora, è una tradizione che non si usa più. È un toga party, mica un toga party. E poi a te non piace mio fratello? Chi? Sì, ciao. Dai, Giulio Cesare, fammi essere la tua Cleopatra. Senti, Alissa, allora... Oh! Oh! Oddio! Te la sei cercata. Davanti a una faraona. Ma mica posso fare la figura del fagiano. Mio Cesare. Coppea. Cleopatra. È uguale, sta a guardare loro. No, non è possibile, non ci credo. Non è vero, non ci credo. Ma infatti non è vero! Questo momento della mia vita non esiste. È che io ho bevuto. E si vede. Ma pure tu, no, proprio qui in dispensa. E dice che tradizione! Prendi il gin, portalo di là che abbiamo gli ospiti invitati da te, anzi da voi. Voi. Dai. Sì, gin. Dai, Ali. Dai. Fatta abbracciare. Vai! Mi sentivo leggero. L'ultimo. No, dai, no, l'ultimo, basta. L'ultimo. Allora faccio a modo mio, dai. Ah, sì, ma che cazzo. Ragazzi, è pronta la pasta! Veloci, dai Manila, dai, mi raccomando, porzioni piccole, 15 bucatini a testa. Veloce, che dai, c'è gente. Veloce, t'ho detto, veloce, no? Tu aspetta. Veloce. Attention, please! Noi italiani che abbiamo esportato nel mondo arte, stile e cultura, questa sera offriamo a voi bucatini alla matriciana. Cheers. And remember, come si dice dopo? After bucatin little shoe. E che cos'è? A scarpetta. O vedi che non sei inglese. Dai, veloci, su, sporzioniamo. Mi raccomando, porzioni piccole, porzioni piccole. Guarda, c'è anche la Via Lattea. Guarda che è dai secoli dei secoli che sta là, E sarà a lunga conservazione.
Ma io dico, ma proprio con la mia segretaria ti devi mettere a pomiciare. Lo so, mi ha detto che è tradizione, che era innamorata di te. Non lo so, sarà stata la somiglianza e... Ma sul serio ti ha detto così? Non è che mi ha detto così, ho dedotto. E hai dedotto male. Perché? Perché è mia cugina. Tua cugina? Ma tra di voi i rapporti sono così freddi? Ma sì, perché in pubblico non mi va di far sapere che la mia segretaria è anche mia cugina. Però se è tua cugina, è anche mia cugina. Ho rischiato l'incesto. Ma che incesto? È cugina da parte di mia madre. Ah. E così me lo dici? E come lo dico cantando, è cugina anche da parte di mia madre. E allora non ci dovevi fermare. Comunque, picciotto, adesso che l'hai compromessa, io te ci deve fidanzare. Paceno, io non sono per i rapporti a lungo termine. Cioè? Ho già un divorzio alle spalle. Un giorno sono rientrato a casa e ho trovato mia moglie a letto con un altro. E allora me ne sono andato. E perché te ne sei andato tu? E quell'altro era il padrone di casa, che gli dici? Pensa che uscendo mi ha detto, visto che vè giù butti immondizia. Comunque è stata veramente una bella serata, era anni che non mi divertivo così. Hai avuto proprio una bella idea, guarda. Adesso che te stai inventando, eh? Angelo! 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 Chiama un dottore. Angelo! Signore, un attimo! Signore, non rimane la mia immagine, è sovrasposta. Signore, ci sono gli ultimi arrivi. Ah, bene, perfetto. Nome e cognome, Angelo Baldi. A me non sembra morto questo. Ma infatti. Quanto gli manca? Signore, a me risultano 40 anni. E ci saranno 4 di troppo. Ma che è successo? Guardi, architetto. Sì, architetto. Ma che architetto? O io, per quanto, insomma. Non sono architetto. Dottore. Sì, dottore. Allora che è rimasto? Cavaliere. Guarda se no fulmino a questo, eh. Io sono il signore tuo. Oddio. Bravo, quello. Ma allora sono morto. Non ancora. Ma se continui, il girone degli opinionisti non te lo toglie nessuno. Chiaro? Non esiste. Lo creo, va bene, lo creo. E che faranno? Quello che non hanno mai fatto. Cioè? Lavoreranno. Che cosa è successo? Io ho bevuto un goccetto di vino. Sì, un goccetto. A Gabri, allora? Signore, gli ho fatto l'alcol test, è uscito il nome della cantina sociale. Scusalo, È pieno di spirito, vivendo. Signore, se non è il mio momento, mandatemi giù. Si fa presto a dire mi rimandi giù. Che cosa hai fatto di buono nella vita? Ho campato. Che desti tempi sulla terra già è tanto, eh. Signore, l'ultima cosa di buono che ha fatto nel 1975. Vedi? Anzi no, guardi qui sotto. Ultimamente ha aiutato un barbone a trovare lavoro. È quell'angelo che ti dicevo. Va bene, puoi tornare giù, ma non per quello che hai fatto. Per quello che ancora devi fare. Dice? Ma che mette in discussione la parola mia? No, sempre salutato. Io accanto a 40 levo anni e metto secondi, eh. Non lo faccio più, signore. Bravo, vai. Grazie. Mi saluti Maria, gli apostoli, i re magi, tutto il presepe. Ben svegliato. Ci sei pure te, Maria? Dov'è Giuseppe? E che è successo? Hai rischiato brutto, angelo mio. Cioè? Che se non ti portavamo di corso in ospedale te ne andavi all'altro mondo. Ci sono stato, mamma e nonno. Che? Ma che cerchi? Il bue e l'asinello, non ci stanno. È bello rivederti. Well, those files were supposed to be here on Tuesday. Look, we haven't got time. Quello stronzo! Look, I'm gonna have to call you back later, okay? Look, you gotta have them here. I'm gonna have more time to waste with this. Buongiorno. Chi è lo stronzo? Senta, avvocato, saltiamo i passaggi inutili, va bene? Se lo dice lei. Adesso io voglio il massimo da questa separazione.
Separazione da chi? Dal mio cane, da chi? Quel deficiente di mio marito ha sempre ripetuto una frase di suo padre: il denaro non ha mai reso ricco nessuno. Adesso lo vedremo. A me il denaro interessa. A lei? Direi proprio di sì. Bene. Certo, però pure tu, ma se non puoi bere... Non è che non posso bere, mi ha detto che non devo esagerare. Chi? Il fegato. È in causa col pancreas. Senti, devo confessarti... Sì, pronto? Avvocato, mi dica. Quant'è la sua richiesta? Va bene, prepari la causa. Si preannuncia una lunga battaglia. Certo, però pure tu, se avessi il cellulare con il filmato... Sì, vabbè, ma tanto... Sì, i soldi non fanno la felicità. Appunto. Figure di debiti. Senti, tanto grazie. Vabbè, ma dai. No, mi hai salvato la vita. Ma sì. Fatta abbracciare. E dai, per favore, Non ho capito, ma almeno qui, scusa, Ma non ci vede nessuno. Sei l'unica persona che si è preoccupata per me. Tu almeno... Hai sempre avuto un papà vicino. Sì, finché non mi sono sposato. Perché? Perché papà detestava Patricia. Dai, è torto. E dopo il matrimonio non mi ha più voluto vedere. Ma perché ti sei sposato? Perché? Perché ero innamorato. Perché all'inizio con me era dolcissima. E poi perché per una volta volevo averla vinta con papà. Ma era meglio se perdevi. In effetti. Dopo il matrimonio è cambiata. Come tutte. Mr. Jekyll e Dr. House. A mio padre piaceva una mia ex fidanzata, Rosa. E poi avrebbe voluto tanto dei nipotini, ma tu figli... Guarda, non me lo dire, con Patricia non è mai il momento. Bacio bacio, e adesso il momento è bello che è passato. E tra qualche giorno farò anche 42 anni, quindi... Ma 42 anni vanno festeggiati alla grande. Ma che festeggiati, no? No? Sì. No? Sì. No, no. Voglia l'avventura! Dai, andiamo! Go, go, gringo! Ma però forse era meglio prenotare. Ma che prenoti, ma vivi l'avventura, dai, prenota! Ma sai una cosa? Io ti invidio. Perché? Ma perché tu vivi sempre la vita alla leggera, non ti fa mai problemi. Io a volte vorrei essere come te. Io è la vita che cerco di essere come te. È che ti prendi troppo sul serio, lasciati andare. Il primo posto che ci piace ci fermiamo, ci affittiamo una bella villa e poi tutta vita! Ma sì, mio hermano! Che te ma sì, no. Dai, ma c'è un piede più corto! No, e accelera, no, andiamo! Every step seems so difficult. Every time to make a difference. Ma guarda che bello! Sole, mare, donne, cosa vuoi? Una crema solare. Mi sto ustionando. Vabbè, vatti a comprare la protezione 80 che sei bianco cadaverico. 80? Ma non esiste! Prendi la 40 e te la spalmi due volte. Algo más que beber? Beber? Beber no, sono imbarazzato. Col tuo amico? No, lui non è mio amico, lui è mio fratello, mio brother. Entiende? Sì. E noi stiamo a qui in vacanza perché mio fratello è divorziante. Alla moglie era muy espallonados e allora ho detto partimos. Ma mi capisci? Sì. Sì. Senti, ma questa sera, stanoce tu tieni un'amica per mangiare, bere qualcosa insieme con sì. Mi spallonato? Sì, e andiamo. Ma solo sì, sei di? Sì. Sì, infatti, dici. Mo io faccio di no, guarda. Quindi se ti dico dopo magari facciamo l'amore, tu mi dici? Sì. Sì, hai visto dopo. Ha detto sì l'altra volta. Da che mi stai a prendere per lo sfondalo? Sì. Sì. Infatti dicevo, te pare che c'è caso. Brother, è mezz'ora che ti cerco. Ho organizzato un appuntamento. Ma con chi? La barista. Allora. La barista tra poco smetti di lavorare e ci raggiunge con un'amica. Per carità, guarda, le amiche di quelle carine pesano tutte 150 kg. È proprio una legge. Allora, tu devi ascoltare il tuo fratellino. Ma sta protezione, ma che profumo è? Buono, eh? Al mio, all'avvocato. Avvocato. Dopo non le fa ste battute. Ma non era male. Non le devi fare. Ma era carina. Non le devi fare.
va bene? Se no ci esco da solo. Non le fa, eh? Eccole, eccole. Ciao Maria. Hola Angelo. Esa es mi amiga. Se llama Rosa. Rosa. Hola. Avvocato, tocca riscrivere la legge. Grazie Maria. Senti, un consiglio. Ma tu diresti alla tua amica una verità che potrebbe farle male? E quindi rovinare la vostra amicizia? La verità è sempre lo mejor. Hi Manila. Hi. Sono venuta a prendere le cose della signora di spirito. Ho messo tutto lì. Please come in. Temevo venisse lei a riprendersele e non avevo proprio voglia di rivederla. No, per tua fortuna l'avvocato ha incaricato me. Ok. Ah! C'è anche il cellulare della signora, l'ha lasciato qui. Ma non funziona. Angela? Sì? Sai ballare? Me la cavicchio. Ma giusto qualche passo, eh? Perché? Sì. Però te ne metti sempre là. Maria, assaggia questo cocktail di frutta di mia invenzione. Che frutta è? Mandarino e mirtillo. Come si chiama? Mandrillo. Assaggia il mandrillo. Buono? No. Oh, ce l'ho fatta a farti di no. Good morning, my love. I couldn't touch your hand. I couldn't squeeze the words that came. No, guarda, questa volta devi pazientare ancora un po', perché ho conosciuto una persona di cui non posso fare a meno. E mi sta anche aiutando a cercare quei soldi che ti devo. Quindi se puoi aspettare ancora qualche giorno. Bene, perfetto. Per una volta ci troviamo d'accordo. Adesso dobbiamo solo decidere chi è che attacca per primo. Angelo, ecco, ha attaccato lui. Angelo, ma sono pazzo di lei, è meravigliosa. Vuoi il caffè? Ma che caffè? Ma dai. Magari è sposata, ha tre figli. Io dico, ma perché per una volta che faccio il positivo io devi fare il negativo tu? Senti, piuttosto, devo dirti una cosa importante. E dimmi, fratello. In verità io non sono... Come mi hai chiamato? Ho detto, dimmi fratello. Ma a me? Siamo io e te? A chi? A chi? C'è pure lui, che c'entra? Dai, di, che mi devi dire? Vabbè, niente, dai. Dai, di, allora? No, 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 niente. Dai, dimmi. No. E dimmi. Ma se t'ho detto niente, niente, no. Mi dici, per favore? Aspetta qua, Fermo, no. Sono allergico alle piume d'oca. Ma se stavi con Patricia?
No, veramente. Ma che culo. Cioè, che fortuna, dico, che il telefono era ancora in casa. È fantastica questa storia. Certo glielo dico. Sì, sì. No, non ti risponde perché è lì che si sta sbaciucchiando. No, tra poco partiamo, la macchina è già carica. Così ci vediamo presto, va bene? No, che bacio bacio, Alissa. Bacio bacio porta male, dai. Ciao, 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 ciao. Maria, ma quanto ci mettono le sbaciucchiones? Quarto d'ora che aspettiamo. Sei sicura che non vuoi venire con me? Ti è sverdata che tu mi chieres, torna qui. Io torno qua e ti sposo, lo sai, sì. Hey cowboy, no coras. George! Dai, su, andiamo, Maria, grazie di tutto e ci vediamo. Come si dice ciao? Ciao. Ciao, ciao, giustamente. Ciao. Ciao anche. Ma che mi dai la mano, Maria? Fatti abbracciare. Buongiorno, avvocato. Cosa ha risposto il mio futuro ex marito alla nostra richiesta? Quanti zeri sono? Abbiamo chiesto una cifra ad 8 zeri, signora. Ma mi sa che ne dovremmo togliere qualcuno. 7? Anche di meno. Ma sei bravissimo a ballare. Adesso ti insegno io qualcosa. No. Dammi un bacio. No. Sì. E no, potrebbe esserci Giorgio. E Giorgio sta in ufficio. E allora Manila. Manila. Telefono era in casa? Yes. Pensa che colpo che li ha preso. Come minimo avrà sbranato l'avvocato. Caro fratello, adesso la tua vita sarà completamente diversa. Ma guarda che la mia vita è già diversa, sai? Erano anni che non mi sentivo così. Così come? Innamorato! Ah, Romeo, devi guidare, che fai? Ma che sei matto, sei? Sono felice per te. Sai da quant'è io invece che non vedevo l'oceano? No, da quanto? Non ho mai visto l'oceano. Saresti piaciuto a papà, sai? Senti, devo dirti una cosa importante. Dimmi. La verità è che... Oh, scusa un attimo. Sì, pronto? Mister di spirito, Marotti Investigazioni. Sì, ho le informazioni che mi ha chiesto su quel tipo. Ah. Sì. È un vero truffatore. Ho capito. È stato un falso vigile, falso prete, falso autista, falso pugile. È una persona molto pericolosa. Va bene, ci sentiamo presto allora, eh? Arrivederci. Chi era? Era l'avvocato per la questione sul divorzio. Ah. Problemi? No, no, grazie al video è tutto a posto. Comunque, adesso che rientriamo abbiamo un appuntamento per risolvere la questione dell'eredità di papà. Così anche tu avrai la tua parte e potrai tornartene in Italia. Ma come devo dirtelo? I soldi non hanno mai reso ricco nessuno. Io sono già felice. Ho trovato il fratello che non avevo. Oh! Salta! Angelo. Angelo! Fratello mio! Fratello mio! Angelo, fratello mio! Angelo! Ma che te strilli? Angelo! Aspetta, fermo, 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 fermo! Se non te lo dico adesso, non te lo dico più, fermo! Allora... Primo, guidi proprio de merda. E poi io non sono tuo fratello. Sono soltanto un truffatore, un vigliacco, un bastardo che te vuole fregare. Questa è la verità. Adesso denuncio, mi picchia, ma arrestami. Ma io questo te lo devo dire. Fatta abbraccia. Oh, bene.
Vedi, Gabriele, questa è l'amicizia. È un sentimento pari all'amore. E allora perché non si apre un profilo su Facebook? Ma per l'amor di Dio, con tutto quello che c'ho da fa, E poi se mi richiede l'amicizia Lucifero? Per nulla al mondo tratteria mio fratello. E che 2000 euro. Fai come ti pare, ma io te lo devo dire. Ma come c***o si fa a chiederlo tutto? Colpa di Barnaba, porco due. E non sottovalutare Miss Brandy, la pupa del boss. Sì, che c***o. Ma un pochino di qua? Eccomi qua. Sì, la signora, stavo andando a lungo, scusate. I am the brother last of davanti a una faraona. Porco due, mi ha fatto male tanto. Ma che ci c'hai col cameriere? Col giardiniere, chi c***o è il cameriere? Ti sei fatta tutte e due, non sbaglio, guarda. Buono pasce! E si staccherà, cazzo! Oh, porco giù! Ecco qua, Maria, un cocktail di frutta di mia invenzione. Che? Maria, Che frutta è? Mandarancia. Ecco. Oh, la faccio più. Il cielo sopra di te si può toccare. Ci sono anch'io, lo sai amico mio, lo sai sono io. Avanti il prossimo! Avanti il prossimo! È automunito. Qua c'è una testa, qua c'è una gamba, là c'è il naso. Ma è una persona o un quadro di Picasso? Signore, incidente sul lavoro. Io che faccio con sto puzzle? E infatti ci vorrebbe un miracolo. Bravo, chiama mio figlio Jesus. No, stasera non può perché è sceso sulla terra per una cena. Un'altra volta. Ha detto che era l'ultimo. Adesso spegne l'ira di io.